Sala Consilina interlocutore privilegiato fino ad aprile 2016, è stata una delle affermazioni più volte ripetute nel corso della conferenza stampa dell'Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina, che in effetti, come anticipato nei giorni scorsi da Italia 2 TV, sono sul punto di trasferirsi nella nuova sede di Teggiano presso il complesso della Santissima Pietà. La conferenza stampa ha visto presenti il presidente dell'Ordine dei Commercialisti, Nunzio Ritorto, il consigliere Luigi Vertucci, delegato proprio alla risoluzione della questione sede, e il segretario Gennaro De Paola, che hanno voluto ricostruire dal loro punto di vista la vicenda e rispondere ad alcune dichiarazioni rilasciate dal sindaco Francesco Cavallone. Stiamo parlando di un'istituzione, l'Ordine dei Commercialisti, che resta nel Val di Diano. Non stiamo parlando di un'istituzione tipo il tribunale che è stato soppresso e che è andata addirittura in un'altra regione. Per cui se parliamo di politica territoriale, alla fine il Val di Diano non perde niente. E lo stesso comune di Sala Consilina, posso dire che per noi commercialisti rimarrà e rimane sempre un centro di servizi importante per la nostra professione. Il sindaco di Sala definisce il Consiglio dell'Ordine un manipolo di oligopolisti. Il Consiglio dell'Ordine di Sala Consilina è stato eletto, è formato da 9 persone, 8 componenti più il presidente, è stato eletto nel novembre del 2016 dall'85% degli abitanti. È l'unico organo, quindi deputato, a fare questo tipo di scelta. Quindi definire 9 professionisti che operano sul territorio in maniera così, ripeto, immotivatamente, così becera, uso questo termine forte, non lo vedo giusto, anche perché è come se io definissi in maniera stupida e in maniera anche presuntuosa la giunta di Cavallone, formata da 4-5 persone, non legittimata ad operare perché eletta dal 27,12% della popolazione di Sala Consilina. Sarei irrispettoso nei riguardi dei comuni della giunta e sarei irrispettoso nei riguardi dei cittadini di Sala Consilina. Il nostro interesse era quello che, come ha detto il Presidente, nasceva già a ottobre-novembre 2016, di dare più dignità a una sede di un ordine che era diventato molto più grande. Ripeto, l'unico ordine in Italia che abbraccia 2 regioni, non esiste in Italia. Noi abbiamo avuto come unico interlocutore, ci tengo a precisare, solo il Comune di Sala Consilina, che forse, questo è un mio giudizio personale, in maniera un po' superficiale, ha sottovalutato, diciamo, l'importanza di avere, non in termini economici, ripeto, come ha detto anche il Presidente, ma in termini di immagine, avere sul proprio territorio un'istituzione che comunque è l'unico ente pubblico non economico che insiste sul territorio del Vallo di Diano. Questi sono i termini della questione. Alla fine abbiamo dovuto scegliere qual è la soluzione migliore per i nostri iscritti, per l'interesse del nostro ordine. Quella che abbiamo fatto. Quindi, per carità, lungi da noi l'idea di fare polemiche e quant'altro. La nostra è stata la scelta che fa qualsiasi amministratore o curato. Questo abbiamo fatto. Sfido chiunque a dire che la nostra scelta si è sbagliata. La versione integrale della conferenza stampa è disponibile sul sito web di Italia 2 TV.